Non si possono fare squat e stacco insieme nella stessa seduta, altrimenti ti infortuni, ti fai male, l'allenamento non va bene. È davvero così? Buongiorno ragazzi, e ne parliamo oggi, dopo la sigla. Non si possono fare squat e stacchi nella stessa seduta. Teoria tipicamente mi verrebbe da dire shakeiana, scuola russa. E in questo contesto ha sicuramente la sua veridicità. Perché se noi andiamo a fare uno squat pesante, voluminoso, 30-40 alzate, e dopo andiamo a fare uno squat pesante, voluminoso, 30-40 alzate, ovviamente la nostra longevità come atleti non sarà poi così proiettata verso il futuro. Quello che ovviamente si sconsiglia di fare è squat e stacco pesante nella stessa seduta. Nulla toglie di giostrare volume e intensità in modo che entrambi possano essere utilizzati. E ci sono diverse ragioni, diverse motivazioni per fare questa cosa. La prima che mi viene in mente è chi si allena a casa. Chi si allena a casa tendenzialmente non ha mille macchinari a disposizione. Quindi una volta che gli metti lo squat, una volta che gli metti lo stacco, una volta gli metti, non lo so, stacco rumeno, front squat, eccetera, degli affondi, gli esercizi sono già finiti. Quindi una seduta devi ben riempirla con qualche cosa. Quindi ci sta benissimo, ad esempio, fare una seduta focalizzata sullo squat, sugli affondi, e mettere una variante di stacco leggera, stacco rumeno che sia, e ci sta magari fare una seduta con stacco e uno squat leggero. Quindi magari femorali pesanti e quadricipiti leggeri, con un front squat magari. Quindi tutto dipende dal tipo di stimolo che vogliamo dare. Ci sta a fare la classica seduta stacco pesante o femorali pesanti e quadricipiti leggeri, mentre un'altra seduta fare squat pesante, quadricipiti pesanti e femorali leggeri. Quindi inserendo magari varianti di squat e stacco, front squat, stacco rumeno, good morning, insomma, esercizi che vanno a colpire quella catena cinetica ma in modo più leggero. L'importante è che l'allenamento non sia di per sé ridondante, nel senso che se io vado a fare stacco non posso fare nella stessa seduta, o perlomeno ha poco senso fare nella stessa seduta, uno squat low bar, perché sono ridondanti entrambi. Lo squat low bar lo è sicuramente, è focalizzato molto sulla catena cinetica posteriore più che sui quadricipiti. Quindi se ho già messo lo stacco, magari vado a fare front squat, vado a fare squat ai bar. Infine, dipende tutto da come noi ci fidiamo delle nostre articolazioni. Io ho problemi di ginocchia, ho problemi di schiena. A seconda di quale delle due articolazioni eventualmente mi crea problemi, vado a giocare come focus sull'altra. Ho particolare fiducia nella mia schiena? Allora metto magari come focus stacchi pesanti, squat low bar, eccetera, in modo da andare a sovraccaricare meno, quando li farò, le ginocchia. Li metto per secondi gli esercizi che si focalizzano sulle ginocchia, li metto più leggeri. Il contrario, stessa cosa, ho particolare fiducia nelle mie ginocchia, magari vado a focalizzarmi sullo squat ai bar, sul front squat, e metto tutti più leggeri quegli esercizi che invece vanno a concentrarsi sulla schiena. Quindi, come vedete, ci sono diversi modi di utilizzare squat e stacchi nella stessa seduta. Spero di avervi dato uno spunto per le vostre sedute, specie se vi allenate a casa, perché è sempre un problema trovare gli esercizi a casa. E se ci mettiamo anche a tenere lo squat lontano dallo stacco, perché sennò mi faccio male, diventa un problema. Se avete domande, richieste per nuovi video, insomma, quello che volete, lasciatemi pure un commento. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e magari lasciatemi anche un like, e noi ci vediamo al prossimo video.